Ed ecco che siamo live. Wow. Siamo live. Eccoci di nuovo stasera, secondo appuntamento della nostra miniserie sul data journalism con Francesco Piccinelli, Casa Grande. Per stasera in diretta Dalla Polonia. dalla Polonia, ma non sei andato lì per incontrare il primo ministro No, no, come Salvini, non mi hanno ma considerato sei. neanche il governo regionale, neanche il comitato di quartiere mi ha considerato proprio completamente. Vabbè, ma come dire, arriveremo anche a questo. Parliamo, come la volta scorsa, di data journalism e di iniziative che tu, Francesco, stai portando avanti. Francesco, per chi non lo conoscesse, ma io poi confido che nel tempo chi non ti conosce, che sono già pochissimi, ma diventeranno ancora meno, Francesco è stato, insomma, è un leading, io direi, data journalist, ha lavorato in Italia. In Belgio per testate di importanza nazionale e internazionale, ma accanto all'attività come dire, per terzi, porta anche avanti alcuni suoi progetti editoriali. In particolare, l'avevamo anche accennato l'altra volta, una newsletter Sì, è vero. dedicata appunto a temi del giornalismo. Io so che tu stasera ci darai qualche anticipazione sul Sì, prossimo numero. questa volta diciamo che voglio fare una cosa, voglio anticipare un po' il prossimo numero e anche soprattutto anche condividere un po' quello che è il workflow di un data journalist che cerca di dare notizie con i dati. E penso che questo caso sia molto interessante perché diciamo che questo progetto di newsletter sta confliggendo un po' con la mia vita personale, detta proprio in modo tale, perché sono venuto a Succede trovare sempre. i parenti i genitori della mia fidanzata qui in Polonia per Pasqua e quindi alla fine diciamo c'è stata un'organizzazione un po' complessa, ma soprattutto la newsletter di questa settimana che uscirà. Spero entro la fine della settimana. È una newsletter un po' complicata per economia o di politica o di altre cose. O meglio, parliamo di politica, però parliamo del lato oscuro della politica perché parliamo di conflitti. Come voi saprete sicuramente, in Mozambico la settimana scorsa è successa l'ira di Dio. C'è questa piccola provincia che si chiama Cabo Delgado, che sta vivendo un conflitto clamorosamente violento, ma neanche tanto violento, infatti poi lo vedremo. Ora condividerò lo schermo e vi farò vedere una mappa che ho realizzato e poi alla fine approfondiremo anche la tecnologia e la tecnica che ho utilizzato perché è molto interessante, credo che dia anche un. Ecco, questa è la cartina. Questi sono i vari scontri armati che ci sono stati in Mozambico a partire dal 1º gennaio 2021 fino al 4 di aprile, per cui l'altro ieri. E la cosa che vedete, ci sono. Oh signore, no, non è questa la mappa che voglio farvi vedere. Non è assolutamente questa la mappa che voglio farvi vedere. La mappa che voglio farvi vedere è nel mio back-end, così lo vedete. Ecco questa. E quello che colpisce molto di questa mappa, allora, diciamo che volevo scrivere un pezzo che cercasse di raccontare in dati la dinamica del conflitto del Mozambico, che è un conflitto molto interessante per due motivi. Prima di tutto, il fatto che c'è questa milizia islamica affiliata con l'ISIS che ha come sport preferito quello di attaccare i civili. Ed in particolare, secondo molti rapporti, le donne, soprattutto per il fatto che c'è, lo vedete in verde in cima alla leggenda, questo Dyke Advisory Group, che è una società sudafricana, che si occupa di sicurezza. In termini eleganti si chiama contractor, in termini meno eleganti si chiama compagnia di ventura.
secondo la narrazione anche che viene portata avanti da istituzioni importanti come Amnesty e come altri, questo conflitto è molto duro nei confronti della popolazione civile e soprattutto vengono riportati anche degli attacchi contro la popolazione portati avanti dalle forze militari del Mozambico, ma anche da questa DAEC Advisory Group. E qui cominciano un po' i dolori del data journalist, perché quando ci sono questo tipo di narrazioni, che sicuramente non sto mettendo in dubbio la veridicità di questi resoconti, perché sono effettivamente veri, sono corroborati anche dai dati. Però la cosa che colpisce molto di questo conflitto e dei vari conflitti che vengono combattuti un po' in giro per l'Africa, in giro per il mondo in questo periodo, è il fatto che non parliamo di guerre che fanno migliaia di morti tutti insieme, ne fanno due o tre per scontro, e però hanno come conseguenza il fatto che costringono a fuggire centinaia di migliaia di persone. Parliamo in Mozambico soltanto per il 2020 di qualcosa tipo 500.000 o 670.000 persone profughi interni, persone che sono senza una casa e che provengono per la maggior parte da una regione che si chiama Cabo Delgado, che facendovi rivedere la mappa, che la vediamo, facendovi rivedere la mappa, la vediamo colorata di un blu un po' più chiaro. Questa è una regione che ha 3.000 abitanti, più 3 milioni di abitanti più o meno, e 600.000 di essi in questo momento non hanno una casa, non hanno una casa, e ce l'hanno per un conflitto che ha prodotto in 4 anni meno morti dell'11 settembre. E in questa sproporzionalità, e voi capite benissimo che un data journalist ha dei seri problemi a raccontare un conflitto del genere, perché quando uno, al di là della retorica, comincia ad occuparsi di numeri, vede numeri molto bassi, che raccontano un tipo di guerra che è anche difficile da rendere nell'immaginario delle persone, non meno drammatica di quella europea, prima della seconda guerra mondiale, che è quella che è un po' nel nostro immaginario. Però, per esempio, che in 4 anni di conflitto si siano fatti tanti morti quanti l'11 settembre, più o meno, o una frazione di quelli della prima battaglia della Marna, che è durata 6 giorni e ha prodotto qualcosa, ho il dato da qualche parte, giuro di avere il dato da qualche parte, ha prodotto qualcosa tipo 150.000 morti in 6 giorni. Ok? Capiamo benissimo che siamo davanti ad un fenomeno che per un data journalist è come se fosse Natale, perché effettivamente ti costringe a fare dei salti. Diciamo un lavoro anche teorico su quello che hai davanti, molto più approfondito di quello che faresti in altri contesti. Ed è molto stimolante, perché ti obbliga a ragionare in termini comparati. Ora, qualche tempo fa, per il mio blog su Medium, avevo scritto una storia che era andata per altre cose anche molto bene, che cercava di studiare la relazione tra morti nel Mediterraneo e morti per guerra, particolarmente in Africa. E praticamente veniva fuori un quadro molto molto complesso, molto frastagliato. Però cito questo esempio perché parliamo comunque sia di morti, di conflitti che hanno una media di 7 morti per scontro, e quindi alla fine la teoria che ho è che, visto che parliamo comunque sia di conflitti e di morti che vengono, che sono praticamente uno al giorno,
La mia idea è che questo tipo di conflitti sia molto esigente da un punto di vista psicologico sulla popolazione, e quindi alla fine le persone vanno via da casa anche se non hanno via d'uscita, e quindi alla fine preferiscono stare nei boschi, vive, però diciamo lontani da un conflitto che riguarda magari il vicino di casa oppure l'amico d'infanzia o cose del genere. Francesco, tu qui sei riuscito a costruire qualche modello per descrivere queste dinamiche? No, non ancora, perché è molto difficile. È molto difficile perché, prima di tutto, non credo che esistano studi di psicologia che analizzano quello che è il processo decisionale che porta una persona ad abbandonare casa. Cioè, avevo fatto una piccola rassegna su Google Scholar cercando keywords tipo low intensity conflicts and psychology, e avevo trovato effettivamente molti pochi risultati, quindi alla fine non so da dove cominciare per cercare un modello, perché cioè, è anche difficile trovarli, perché non, i dati che hai non arrivano mai a livello individuale e sono tutti aggregati, e spesso e volentieri sono raccolti con metodologie che sono perlomeno attaccabili. Per esempio, no? C'è questo centro studi che si chiama ACLED, che è lo standard mondiale per quanto riguarda i dati sul conflitto, i dati sui conflitti, e fa un lavoro immenso nel cercare di dare un senso ai conflitti, no? Quello che fanno è quello di cercare di dare le coordinate di ogni scontro armato che si verifica nei vari conflitti in giro per il mondo. Lo faccio vedere perché è un sito anche molto bello, secondo me. E questo sito raccoglie gli scontri utilizzando fonti di stampa, fonti del luogo, eccetera. E anche lì non riesce a raccogliere tutti i dati, tutti gli scontri, tutti i morti. Per cui ci ritroviamo sempre con delle stime per difetto, che però non rendono bene l'idea. E soprattutto, cioè, non credo esistano dei dataset anagrafici, perlomeno pubblici, che riportino da dove provengono i profughi, sia internamente che esternamente. Uno, perché sono dati sensibili, quindi alla fine, cioè, anche loro hanno, cioè, tutti hanno diritto alla privacy, no? E quindi questo fa sì che avere dei dati che spieghino qual è il processo decisionale di una persona, di un capo famiglia o di una donna o di un bambino a decidere di scappare, non esistono. Quello che si può fare è fare delle ipotesi e vedere se ci sono dei dati che lo confermano. E visto che parliamo anche di dati che sono spesso e volentieri disomogenei, per esempio i morti per conflitto, i morti nel Mediterraneo, spesso e volentieri è difficile anche fare delle inferenze statistiche, anche perché, cioè, come fai? Vuoi fare un... come fai a relativizzare il numero di morti nel Mediterraneo? Qual è il denominatore della frazione? E la stessa cosa vale per i conflitti. E quindi alla fine ti trovi in una situazione nella quale tu, a meno che tu non abbia delle competenze matematiche e statistiche molto avanzate, ma anche in quel caso non lo so, ti ritrovi ad avere dei dataset che sono difficili da confrontare e sui quali è difficile lavorare facendo inferenza statistica. E questo pone dei limiti a quello che è il racconto dei conflitti. Per quanto riguarda il caso del Mozambico, appunto, degli ultimi eventi, tu appunto facevi riferimento a questa presenza di questa DAG, no, di questa Dark Advisory Group, che avrebbe partecipato come soggetto
soldo eventualmente di altri soggetti, insomma, agli scontri. A soldo del governo del Mozambico. A soldo del governo del Mozambico, bene, diciamolo. E, riesci a monitorare, cioè abbiamo dei dataset abbastanza di dettaglio da monitorare qual è stato il coinvolgimento di questo soggetto nelle vicende, diciamo, nelle dinamiche belliche? ACLED, per esempio, ACLED, e quando si va a vedere negli attacchi sui civili, questa DAIC ha soltanto un evento in cui ha agito autonomamente. Ora, qui vedete anche come funzionano questi dataset. Si scaricano via API oppure via Excel, diciamo così, e forniscono tutta una serie di colonne che danno un'idea di quello che è un conflitto. C'è la data, c'è l'anno, ci sono varie anche indicazioni su quanto sia preciso la localizzazione oppure l'orario oppure la data. E qui ci sono i vari che tipo di evento è, che tipo specifico di evento è e chi è responsabile. Andiamo a vederlo subito, perché l'avevo isolato questa cosa. Questo è un dataset che è fornito da ACLED. Sono loro i provider? Sì, sono loro i provider. Sono gli unici che lo fanno. Sono gli unici che lo fanno. Eccolo qua, dai. Ne abbiamo trovato uno, per esempio, un attacco dell'agosto del 2020, Violence Against Civilian. Vedi che agiscono insieme alle forze militari del Mozambico, quasi sempre così, sempre sì. Ti trovi. E praticamente andiamo a vedere le fatalities. E vediamo che sono 9. Quindi, volendo, potremmo fare una cosa. Andiamoli a vedere questi attacchi della DAIC Corporation. Vediamoli in diretta insieme. Ti va? Sì, mi sembra un'ottima idea. Così magari diamo anche un po' un'idea per chi ci segue, no? Di come si fa praticamente a fare queste cose. Allora, qui sto utilizzando dei comandi. Scusa, Francesco, se puoi. Riesci un po' a zoomare sulla parte appunto di comandi, in modo ok, perfetto. Si vede meglio? Sì. Se no apro un file di testo e... No, direi con la IDE, insomma, esatto. È anche meglio. Allora, noi sappiamo che il file da cui estraiamo i dati si chiama Attacks Civilians. E quindi noi vogliamo filtrare quelli in cui l'attore associato numero uno, lui, si chiama DAIC Advisory Group. Poi io pronuncio DAIC perché mi ricordo Van Dyck, il pittore Fiammingo, però può darsi si chiami anche Dick. Lascio agli ascoltatori di fare la battuta che stavo per fare io. Ok, è intuibile. Quindi dicevi appunto adesso stiamo applicando un filtro sul... Esattamente, stiamo applicando un filtro per in RDR, questo è un comando del tidyverse. Ecco, facciamo magari una piccolissima parentesi perché magari non tutti sono familiari con R. Questo è un sistema, un software per la statistica, per l'analisi dei dati, che peraltro è software libero, quindi soltanto disponibile liberamente in rete, ma addirittura è possibile contribuire allo sviluppo del software stesso. Esatto. Potete trovarlo su, appunto, scaricando direttamente dal sito ufficiale, che è... Non ricordo, un attimo che finisco di scrivere qua. Allora, cranarproject.org è più o meno dove potete scaricare R, è disponibile per tutte le piattaforme. Io lo sto usando su Linux, su Ubuntu 20.04 mi pare, su una cloud per evitare di martoriare il mio computer Windows,
Però se non volete le rogne di installare software su Linux, se siete più pratici, potete tranquillamente scaricarlo per Windows e per Mac. Allora, se scaricate da qui, non scaricate questa roba qua. Questa roba qua la scaricate da RStudio, che è Sì. l'IDE di R, perché anche questa è gratis, è una versione gratis, però anche dei piani aziendali e insomma, anche dei piani privati sono relativamente convenienti per utilizzarli in cloud senza troppi problemi. E lo potete scaricare da qua. E poi alla fine c'è tutta una community molto vivace e molto anche disponibile ad aiutare se non riuscite a muovere i primi passi. Poi, insomma, se avete problemi, potete anche mandarvi una mail. Ecco, tanto tramite Roberto sono obbligato di Oh, rispondere alle vostre ma sì, possono contattarci anche tramite i nostri social e così domande. Possono via. anche contattarci attraverso i social dell'associazione. E so che uno dei punti di forza di AR è la grande quantità di pacchetti aggiuntivi che possiamo utilizzare Assolutamente, in tutte le situazioni possibili assolutamente. e immaginarle. Ed eventualmente non ci fosse un esatto, su appunto tu ci stai dirigendo su CRAN, appunto Esattamente. la raccolta di tutti i pacchetti, sì. Questi sono tutti i pacchetti, c'è di tutto. Questo è quello da cui sto scaricando i dati, per esempio, Acred API. Questo è uno di quelli che sto utilizzando per scaricare. Probabilmente CRAN è un acronimo che sulla falsa riga di CTAN, no? Sì. L'archivio dei pacchetti per LaTeX o TEC, Ora, che è ormai una pietra miliare, no, dell'informatica. Scusami, dicevi Francesco? non chiedermi cosa significhi CRAN, però penso che la tua versione sia abbastanza. Credo che sia Comprehensive Archive Network, qualcosa del genere. Probabilmente sì. Sai, ed è molto. Addirittura c'è R, e c'è addirittura una versione di Microsoft di R che si è compilata Microsoft per fare. Sì, ma molti hanno la loro, anche Oracle ha la sua versione Enterprise, Sì. Ecco, ovviamente a pagamento. questa è la Microsoft R Application Network, la versione di Microsoft di CRAN, che anche questo per macchina Windows è, diciamo, quasi migliore. Bene, Ok, detto questo, torniamo a Boomba. Ok, quindi adesso siamo nella ID, in Air Studio. esatto, in RStudio, nella versione in RStudio Server per la precisione, perché lo sto usando sulla mia macchina In cloud. virtuale Linux che mi sono acquistato. Sì, che è una bomba, che è divertentissima da utilizzare, peraltro. E ecco, allora, facendo il comando senza questa freccetta e senza questa roba qui, senza questo nome, la cosa che otteniamo è quello che vedete qua sotto, che è un po' un casino da leggere. Quindi alla fine noi decidiamo di conservare i dati all'interno di Dike2, così poi lo possiamo andare a vedere. È una assegnazione di variabile Sì, classica, no? esattamente, la segnalazione, non c'è niente di. Ora, io faccio una cosa, io lavoro su R in un modo che agli informatici, secondo me, e data scientist più formali, non piace tantissimo perché usi data frame. Io sono un avido utilizzatore di data frame, che sono comodi. Infatti sono comodissime, sì. Esattamente. Eccolo qua. Allora, abbiamo trovato Van Dyke, questi Dyke, per il 2020, e abbiamo trovato soltanto, abbiamo Una trovato occorrenza. soltanto in una occorrenza nella quale abbiamo avuto 9 vittime. E qui abbiamo in notes, qui credo che lo possiamo vedere meglio qui nella riga di comando. Si vede? Vedi bene, Sì, Roberto? benissimo, sì. Ok. Allora, notes. Eccolo qua, possiamo leggerlo. Allora, il 28 agosto 2020, FDS Forces, penso siano le forze governative, hanno intercettato due barche che venivano da Mampula con 60 persone a bordo in Pemba, a Pemba. Pemba è la capitale di Capo Delgado, e hanno sparato c'è stato uno scontro a fuoco per ottenere il controllo della barca. E secondo al rapporto,
Qui alla fine ci sono rapporti confliggenti, tre o due Ude barche e una delle barche è affondata trascinandosi dietro 9 persone. E questo è considerato un attacco ai civili direttamente perché non si sa. Però se vogliamo andare a vedere in modo più dettagliato anche questa faccenda del coinvolgimento della Dike, noi ci siamo concentrati sui civili, che era un dataset che era già stato filtrato, tutto sommato. E quindi ora noi ci andiamo a vedere il dataset complessivo del Mozambico. Questo qua è dal Mozambico e parte dal 1997, perché considera che nel mentre il Mozambico ha avuto 3 o 4 guerre civili tra il 97, tra il 74 e il 2021. E non è uno scherzo. E quindi alla fine noi era. Come vedete, sono molto caotico nel mio lavoro, però diciamo che è un caos molto creativo che funziona in qualche modo. Davvero caos è sinonimo di creatività, eh? Sì, Normalmente certo. Cavolo, accidenti. Quindi alla fine facciamo questo Dike 3. Questa volta però facciamo una cosa diversa. Facciamo vedere come funziona AR prima che quei fighetti di Tideverse ci mettessero mano. Set. Mozambique. Ora noi usiamo il comando subset. E che su cui questa roba che ho evidenziato è basata, la roba che ho usato prima è basata. Cioè, questo qui, prima risolviamo questo discorso, poi ragioniamo del Tidyverse e di come è evoluto R negli ultimi anni, che è qualcosa secondo me di molto interessante. Eccolo qua. Abbiamo trovato 25 eventi Occorrenze, sì. a questa Dike Advisory Group. In alcuni dei casi non ci sono stati neanche dei morti. E secondo me vale la pena di andare a vedere cosa hanno fatto questi qua. Cosa hanno fatto? Vedete che c'è la colonna Sub-Event Type? Sì. Ecco, qui abbiamo catalogato quello che questi operatori hanno fatto in Mozambico e c'è un po' di tutto. Quindi alla fine secondo me vale la pena andarlo a vedere. E visto che parliamo di comunque sia di una tabella abbastanza ridotta, facciamo quello che si fa su Excel, no? Facciamo una specie di pivot. È interessante l'autocompletamento, appunto, l'ambiente intelligente ti propone da solo un po', no? Quali sono le opzioni che tu hai per completare la sintassi. Sì, esatto. Eccolo qua. Qui vediamo cosa hanno combinato questi soldati di Ventura. E vediamo che una cosa molto interessante secondo me, e vediamo che questi qui, per quanto uno possa pensare male dei mercenari e dei contractor, questi qui stanno svolgendo un lavoro che probabilmente le forze armate del Mozambico non sono in grado di svolgere. Perché vediamo, no? Air drone strikes, cioè parliamo, le forze armate del Mozambico penso non abbiano 4-5 aerei ad ala fissa, insomma. Qui parliamo di artiglieria o di lancio di missili. E qui parliamo anche di controllo del territorio, di conquista. E qui ci rendiamo conto che effettivamente partiamo da una situazione, c'è cioè una situazione di partenza nella quale c'è un esercito che si è fatto trovare impreparato da questi militanti islamici che, sostenuti da chi glielo sa, hanno messo ferro e fuoco una provincia, tra l'altro non riuscendo neanche a conquistarla del tutto, perché i rapporti che vengono dal terreno parlano di
della città di Palma, che è stata riconquistata dal governo, però a quanto pare è completamente distrutta. Persone scappate nelle campagne dove il controllo ce l'hanno gli islamisti. Quindi io penso che questo tipo di analisi sia in grado di mostrare meglio di altre qual è la complessità di questo tipo di guerre e come mai sono così drammatiche. Certo, è un problema perché, come avete visto, tecnicamente cioè, è una cosa abbastanza facile, però non è immediata. E a proposito di cose non immediate, la mappa, ora vi faccio vedere il codice della mappa che ho utilizzato prima. Che è un attimino più complesso. Sì, che è un attimino più complesso. E questa cosa qui, questo è come vengono fatte le mappe nei giornali più autorevoli. Vogliamo provare a fare un po' una disamina di questo codice, Sì, magari ci proviamo, eh? assolutamente. Allora, antefatto, quando uno fa una mappa, deve avere un file che si chiama shapefile, nel quale sono conservate tutte le varie informazioni che hanno a che fare con i confini, con le aree amministrative, in qualche caso anche con l'elevazione, con le montagne e tutto il resto. E tra le miriadi di dataset open source che ci sono in circolazione, ce n'è uno che si chiama Natural Earth. Eccolo qua, che permette di avere tutto il mondo a portata di mano. È una mappa molto dettagliata, che ha confini, ha le elevazioni, le città, fornisce un sacco di informazioni. Chi è familiare con QGIS e GIS lo conosce. Ed è uno strumento potentissimo perché effettivamente ha tutto il mondo. Ottimo, Ora andiamo. su GIS ti anticipo che faremo un incontro dedicato poi anche con altri, insomma, creiamo un Ecco, piccolo fatelo panel. perché io sono un cane completo su QGIS. Sono un cane assoluto, quindi quando lo fai parteciperò molto volentieri e lo sponsorizzerò perché è una cosa molto importante da sapere. Ecco, Sì, detto ma questo. ottimo, ottimo. Detto questo, questi sono alcuni dei download che si possono fare su Natural Earth. Ora, lavorando con R, c'è un pacchetto che si chiama R Natural Earth, che ti permette di scaricare alcuni dati. Oh signore, questo non dovrei farlo vedere. Che ti permette di scaricare quello che ti interessa. Allora, Cosa abbiamo visto che non dovevamo? non te lo dico. E te lo dico in privato. No, allora, Guarda che siamo sempre in fascia protetta, eh. no, Non so se hai sentito cosa c'è. non è niente di scabroso, non è niente di scabroso, soltanto che d'accordo, è durato mezzo secondo, però era la mia API key di Anchor, quindi Ah, ok. la cambio e non ci sono problemi, davvero. Cosa facciamo noi? Utilizzando questo comando che Natural Earth, del pacchetto Natural Earth di R, scarichiamo il mondo, i confini mondiali e praticamente ce lo mettiamo da una parte, no? World, scarichiamo i paesi, Natural Earth Countries, quindi alla fine i confini dei paesi, diamo una scala che è media così da non perdere troppi dettagli. Poi alla fine cosa facciamo? Ci creiamo un oggetto che si chiama Evidence, che è un. Allora, visto che questo comando che si chiama. Visto che questo Natural Earth ci restituisce un qualcosa che è una classe di oggetto che è assimilabile a quella di DataFrame, i DataFrame sono grosso modo i fogli di Excel. Io cosa faccio qui? Qui mi seleziono quello che mi interessa, cioè il Mozambico e basta. E gli do anche una colonna dove c'ho yes, così che posso colorare soltanto la parte che mi interessa. Quindi alla fine cosa faccio? Poi alla fine fondo questi due
data frame insieme in Word e quindi mi ritrovo, poi faccio un'altra cosa, mi assicuro che nella colonna dove voglio che ci sia l'informazione yes ci siano yes e no. Ottimo, e questo lo fai appunto, diciamo, sostanzialmente con una con un if then else, quindi esatto. If lo stato è il Mozambico, e beh, allora se lo stato non è il Mozambico, no, se lo stato è il Mozambico, sì. Perfetto. Quindi ora cosa faccio? Comincio a farmi una mappa. Qui, se voglio, mi faccio una mappa di contesto. Questo lo saltiamo. Poi, altra cosa, poi mi ero scaricato il Mozambico, appunto, e mi ero scaricato anche i confini delle regioni mozambicane. E avevo fatto in modo tale da avere una colonna che quando c'è Capo Delgado abbia un colore diverso. No, anzi no, un oggetto si chiama Capo Delgado che si colora in un modo diverso. Allora, quindi alla fine, avendo scaricato tutto, io cosa faccio? Do il comando ggplot, è una delle estensioni più interessanti di R, che permette di fare grafici meravigliosi, poi andiamo a vederlo sul sito. Quindi alla fine cosa faccio? Do questo comando che mi permette di avere un planisfero, grosso modo. Lo vediamo. No, non mi permette di vedere nulla. E poi non ti fa eseguire soltanto quel comando, Sì, mi fa eseguire soltanto il comando, però non vedo nulla. Questo è il layer di base. No? Qui ho soltanto le come dire, le coordinate, sistema di coordinate. Sì. Quindi alla fine cosa faccio? Poi ci aggiungo Geom SF, che sono praticamente, ora lo vediamo. Ecco, il planisfero. Abbiamo il planisfero, abbiamo anche paralleli e meridiani. Possiamo anche cambiare anche la proiezione, però non lo vedremo in questo momento perché è un casino. E quindi alla fine cosa faccio? Vado a costruire per layer. Quindi aggiungo il layer in cui vedo i confini delle regioni del Mozambico. Un po' come se fossi su AutoCAD, diciamo, per intenderci, no? Esattamente. Poi coloro la provincia di Capo Delgado. Alla fine mi accorgo che il Mozambico non c'è, e questa robina qua, in fondo, adesso nell'Africa, quindi alla fine devo in qualche modo renderla visibile. Non c'è problema. Cosa faccio? Scelgo dei limiti alle coordinate e quindi alla fine, voilà, mi ritrovo il Mozambico. Vedete? Qui ci sono le coordinate, qui c'è la longitudine, qui la latitudine, siamo negativi perché siamo al di sotto dell'equatore, e poi alla fine andiamo avanti, qui ho i dati sul conflitto. Ho dovuto fare un po' un casino perché c'è stato un po' un problema nel quando si usano le coordinate. Allora, quando si usano ggplot ti cambia le coordinate GPS in modo tale che siano punti in un sistema XY, e spesso in qualche caso queste le coordinate GPS non coincidono con i punti che ggplot ordina, quindi alla fine devi fare un po' di trasformazioni, però insomma niente di che. E quindi ora visualizziamo quelli che sono i conflitti, li cominciamo a vedere di già. Oh Jesus Christ, esatto, ha ragione, perché non posso eseguire un layer alla volta con il più davanti. Op. Eccolo qua, e già cominciamo a vedere un po' tutto, no? Ora è ancora molto sporco perché la leggenda è ancora nel mezzo, non ci sono i nomi, non c'è ancora nessuna personalizzazione, però nei prossimi layer, piano piano. Ora, mi ero scaricato un dataset che aveva i punti delle varie città. Qui ho le varie leggende che ho personalizzato. E scendendo, ora la rendo un po' meno complicata di quello che è, però anche perché altrimenti non posso spiegare qualcosa tipo 40 righe di codice. 40 righe di codice, arriviamo ad avere il grafico che vi ho fatto vedere prima e ad averlo salvato come mozmap.png, che è un file di 20x15
centimetri. Non fatevi ingannare da quello che vedete qui, perché basta allargarlo e voilà. E poi alla fine abbiamo il nostro file PNG, che è qui, e che è questo, che può essere anche salvato in, in vettoriale, ed è secondo me uno, un grafico abbastanza carino da guardare. Assolutamente, peraltro tutto questo ottenuto a partire appunto da dataset disponibili liberamente, con un software, con un ambiente di sviluppo, di analisi di dati disponibile liberamente, e se vogliamo è anche una testimonianza della potenza dell'open source e open knowledge. Assolutamente sì, assolutamente sì, soprattutto perché, allora, per due motivi. Prima di tutto il fatto che questa roba è potentissima ed è disponibile gratis, cioè gratis. Non ho pagato un centesimo, a parte la cloud, a parte la cloud naturalmente, però questa roba qui è gratis, è disponibile gratis, ed ha una community che è immensa, e arrivi al punto che se tu hai un problema, semplicemente lo scrivi su Google e vedi che altre centinaia di persone hanno avuto lo stesso problema che hai avuto tu. E questo ti permette di risolvere tutto in termini, in tempi che sono assolutamente facili. E peraltro tu, volendo, potresti contribuire allo sviluppo della piattaforma, ma anche di quella grande raccolta di pacchetti, ad esempio, del codice che tu scrivi partendo da un caso specifico, ma che esatto, poi generalizzi, no? Se ad esempio volessi rendere questa mappa. Non ti sento. Roberto, penso che tu abbia il microfono spento. Ah, eccoci, sì. Temo di sì. Dicevo appunto una delle forze appunto della condivisione, e anche che tu puoi partire da questo progetto e trasformarlo in un pacchetto, generalizzarlo, e magari qualcun altro che avesse bisogno di una mappa per descrivere qualcosa di simile, ma magari in qualche altra parte del mondo, potrebbe usare il tuo pacchetto come interfaccia. Esatto. Poi alla fine viene anche referenziato, per cui tu guadagni anche una certa visibilità. Anche infatti. Infatti. È un po' la logica della cattedrale del bazar, no? Di cui parlava Eric Lemon. E poi alla fine c'è anche un aspetto, che tu poi alla fine puoi diventare anche un professionista dell'open source. Perché ora andiamo a vedere Digiplot 2 e tutto il Tidyverse da dove proviene. Voglio dire, guardiamo un po'. Ecco, questo è Gigplot 2, per esempio, la home page, no? Con il cheat sheet e tutto il resto. E questo, cioè, non è fatto da dei dilettanti, è fatto dai professionisti che sono, mi sembra, legati a RStudio. Eccolo qua, sono legati ad RStudio, che è una software house che lo fa per profitto, no? Però loro cosa hanno fatto? Mantengono questi pacchetti, questa serie di pacchetti che permette di rendere R un linguaggio un po' più facile e umano rispetto a quello che era prima, che è basato su C, tra l'altro, o su C++, comunque sia, cioè, ha degli elementi di C. Detto, cioè, questi sono dei professionisti che lo mantengono e che poi alla fine fanno di mestiere, fanno i consulenti o vendono soluzioni enterprise. Quindi, cioè, non c'è bisogno di avere un software proprietario per fare business in questo settore. Certo, ma questo direi che l'ha dimostrato ad esempio Red Hat, no? con la sua, il suo modello di business era quello. Io ti metto a disposizione una distribuzione di Linux di alta qualità, di livello enterprise, però ti faccio pagare il supporto, ti faccio pagare le consulenze, le personalizzazioni, tutti i servizi a contorno. Esatto. Cioè, ora guardiamo un po' tutta sta roba, cioè parliamo di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pacchetti che sono nel toolbox di qualsiasi utente di Air in questo momento, Tibble, che è assolutamente fondamentale.
per fare le tabelle, cioè una roba clamorosa. Ma poi alla fine di Plyre, che ne parliamo, per ripulire tutto, pur io non ho bisogno di usare pur sinceramente, perché non ne ho bisogno, però insomma anche lui. E tutti, questi pacchetti hanno il codice sorgente disponibile, vedo qui sulla destra. Certo, è disponibile. Vai su Crane e lo leggi. Sì, vedevo che ad esempio se tu appunto torni su qualcuno dei pacchetti, vedevo che c'è anche la disponibilità del software ovviamente su GitHub, il che ti consente, qui sulla destra, no, ti consente di segnalare il bug o di contribuire allo sviluppo del pacchetto stesso. Esatto, poi ci sono tanti pacchetti che sono partiti da qui e che hanno fatto altre cose, tipo DigiRepair, però, che fanno cose di dettaglio magari, che però vengono fatte a partire da questo codice, che è assolutamente, assolutamente interessante, ma assolutamente fondamentale. E poi, cioè, diciamo, ci sarebbero tante cose da dire sulla community di R. Sì. Infatti questo secondo me è un aspetto interessantissimo su cui dovremmo fare una puntata ad hoc, cioè il rapporto del data journalist con la community di sviluppo degli strumenti, che mentre magari per un data scientist, per un informatico è tra virgolette più scontato, no? Più naturale, forse. Naturale no, forse non è la parola giusta, diciamo, è più scontato che sia così, no? Che appunto l'informatico, il data scientist siano in costante contatto con le community di sviluppo del software. Il data journalist naturalmente ha anche altro da fare, quindi quella diventa una parte del suo lavoro, e una parte anche della supply chain, diciamo così, della conoscenza. Una parte del suo bagaglio professionale, perché più vado avanti, più vedo cose e più mi rendo conto che noi giornalisti dei dati dobbiamo sempre di più diventare quasi degli sviluppatori piuttosto che dei semplici giornalisti. Noi dobbiamo essere molto, molto preparati da questo punto di vista, anche perché magari noi non abbiamo bisogno, magari ora. In realtà più strutturate ci sono sviluppatori che fanno quello, come alla fine tu vai da loro, gli chiedi quello di cui hai bisogno, loro più o meno te lo forniscono. Però, cioè, al netto di questo, tu devi avere comunque sia un terreno comune con cui parlare per cominciare almeno una conversazione, per capire anche quali sono le difficoltà che lo sviluppatore affronta nell'esaudire le tue richieste, e quindi questa competenza tecnica diventa assolutamente fondamentale e determinante per il tuo sviluppo professionale. È una cosa sulla quale si insiste ancora un po' poco, secondo me, perché ora stavo leggendo sul gruppo di Data Ninja un paper, non mi ricordo pubblicato da chi, però lo vado a cercare subito e lo condivido perché era molto interessante, che cercava di capire cosa fossero i data journalist, specialmente in Italia, visto che il data journalism italiano, secondo me, ha fatto un grandissimo lavoro per quanto riguarda il coronavirus. E quindi c'era alcuni degli intervistati, alcuni degli intervistati, che sono tra i principali data journalist italiani, lamentavano il fatto che spesso e volentieri la maggior parte del lavoro si concentrava sul grafico, e non sul lavoro che portava al grafico, quindi lavoro d'inchiesta con il lavoro d'inchiesta con lo condivido, se lo possiamo condividere in fondo ai commenti di questo, di certo, questo, faremo un grande servizio ai nostri ascoltatori. Ecco qua, qui c'è il link arriverà, ecco. E c'era una grande riflessione sul fatto che in questo paper si rifletteva molto sulla figura del data journalist, che non deve essere soltanto un grafico o comunque sia uno che fa mappine, ma un giornalista d'inchiesta che utilizza i dati per raccontare le sue notizie. E questa è una cosa che sono molto contento che sia arrivata finalmente questa consapevolezza da parte di tutti, perché per esempio io quando cominciavo a fare le primissime cose, parliamo del 2013, appena
durante la 2012, quindi ancora durante la scuola di giornalismo, e andavamo a fare i primi corsi di data journalism con la Fondazione Bruno Kessler a Trento tramite la Fondazione Aref, che purtroppo poi è stata dissolta. E la maggior parte dell'insegnamento aveva a che fare con la manipolazione dei dati e la loro visualizzazione. Che era una cosa che sì, è interessante, però è anche un po' limitante, perché poi alla fine, cioè, ad un certo punto gli open data finiscono. E alla fine cosa fai? E da lì poi alla fine mi sono posto il problema. Vale la pena studiare un po' di statistica? Sì, no. E alla fine poi, se proprio lo vogliamo, vuoi sapere, io sono arrivato ad R perché io mi ricordavo dall'informatica del triennio che c'era un software che si chiamava Stata, e visto che tutto sommato già nel 2015 mi cominciava a porre il problema di inferenze statistiche e cose del genere, sono andato a cercare un'alternativa a Stata e mi sono trovato R, che è stato un trauma. Appena ho aperto R, neanche nella versione studio, cioè R, nudo e crudo, riga di comando. Io non usavo una riga di comando dal 2006, quando folle studente di chimica fece un corso di informatica che aveva a che fare con GNUplot, che è un software di analisi matematica. È un software che fa visualizzazione orientata al curve fitting. Sì. E quindi dopo quasi 10 anni ho ricominciato a smanettare. Ed è stata una delle... È stato forte. L'impatto è stato forte, però devo dire che una volta superata la curva di apprendimento, poi alla fine, cioè, si possono fare delle cose in modo rapido ed efficiente e automatizzato che altrimenti con Excel non si possono fare. E questa è una delle grandi scoperte, perché tu passi da fare un pivot su Excel a fare una table su R. Cioè, voglio dire, su R ci metti 3 secondi, su Excel ce ne metti molti di più, perché la devi selezionare magari manualmente o cose del genere. Quindi, cioè, utilizzare questi strumenti, e mano a mano che i dati diventano di più, mano a mano che ci sono sempre più API aperte, utilizzare questo workflow basato sul codice diventa sempre più importante per il data journalism. Anche perché ti permette di fare, cioè, ora, al netto di R, no? Basterebbe essere tutti quanti più istruiti su SQL e sulla gestione di database per mettere insieme vari fonti di dati e poter analizzare insieme. Lì si apre poi tutto un altro capitolo, perché non c'è solo SQL, ma poi c'è anche tutto l'immenso tema del web semantico, dell'architettura dell'informazione, dei link esatto. Open data, linguaggi di interrogazione come Sparkle, che poi si ispira al SQL. E su quelli dobbiamo fare degli approfondimenti ad hoc, perché sono veramente degli universi da vedere. Soprattutto ci dovrebbe essere un movimento verso la loro standardizzazione, perché il problema è che probabilmente non sempre, almeno la mia sensazione è stata che non sempre le iniziative dall'alto, quelle top down, no? dei grandi istituti di standardizzazione, poi si sposano bene, si incontrano a metà strada con quella che è la realtà dei dataset e degli strumenti disponibili. Basterebbe che qualcuno di autorevole cominciasse ad utilizzare un determinato standard e poi alla fine tutti si accodano. Quello che sta succedendo con R nel data journalism è esattamente questo, perché fino a qualche anno fa al massimo si usava Python per il data journalism. Ora stanno cominciando a venire fuori vacancies dove il principale strumento è R. Ed è R perché la library GigaPlus 2, che è quella che usa l'Economist, che usa la BBC, che usano tutti. E quindi una volta che 3 o 4 player si sono messi d'accordo, neanche si sono messi d'accordo, hanno scoperto che fare le cose con R è meglio che con altri software, poi alla fine tutti si sono accodati.
A me sembra molto interessante questo che credo sia un punto da portarci a casa, cioè il fatto che il data journalism produce software, no? Non produce soltanto visualizzazione, non produce neanche soltanto una manipolazione, come dicevi tu, di dati, ma comunque non è soltanto un manipolatore di dati, non è neanche soltanto uno statistico. E non è neanche soltanto uno sviluppatore, ma è un po' l'insieme di tutte queste cose, senza poi contare tutti gli aspetti che sono forse più legati alla professione del giornalista nel modo classico in cui la intendiamo, quindi la capacità di raccontare, la capacità di svelare degli elementi magari che non erano noti o che erano passati, ecco, inosservati, e la Esatto. capacità anche di convincere e di far succedere le cose. Il data journalist probabilmente è un data scientist all'acqua di rose. È un Dici? divulgatore di scienze. È un Io non lo vedo divulgatore. così in realtà, lo vedo come appunto un incrocio, quasi un essere mitologico, un incrocio tra un data scientist e un giornalista. No, io dico data scientist all'acqua di rose perché noi, non per esempio, io non utilizzo tanti modelli matematici, tante distribuzioni, tante cose molto raffinate. Uno perché io stesso magari avrei problemi ad affrontarle e secondariamente perché poi alla fine, ora, vale a spiegare una power law distribution ad un lettore normale, insomma, vale a spiegare questa roba qua. Già è difficile spiegargli la distribuzione normale, poi alla fine vai a fare il curve fitting di qualche distribuzione un po' strana e vagliela a spiegare, insomma, è complicato. Quindi magari dico all'acqua di rose perché nel nostro mestiere magari a volte è più prudente fare un passo indietro, però assicurarsi che il messaggio venga veicolato correttamente piuttosto che magari mettere tanta carne al fuoco e poi alla fine lasciare il lettore perplesso davanti a quelle che sono le nostre scoperte. Ma la finalità ultima qual è? Grande domanda. La finalità ultima, almeno ci sono almeno due finalità ultime. La prima, secondo me, è quella più importante, è quella di migliorare la data literacy del pubblico Lì ne e abbiamo quindi rendisi ne, un po' quello più un luogo comune. infatti, ma ne abbiamo bisogno, ne abbiamo un grandissimo bisogno sicuramente. E il secondo è evitare che che qualche funzionario pubblico magari decida di spalmare i morti sul Covid per qualche giorno, perché Ogni ora allusione è puramente no, casuale. assolutamente no, perché io poi no, mi piacerebbe metterci un po' la tesi su questo problema, ora che ci penso, però possibile che non, cioè possibile che questa cosa sia passata inosservata a chi osservava professionalmente questa roba qua. Sai, secondo me, avendo un modello sufficientemente raffinato di come, però, sai, e comunque sarebbe stato comunque un modello, uno avrebbe potuto rilevare delle discrepanze, probabilmente confrontando l'andamento perché parliamo appunto dell'andamento dei morti da Covid, come comunicato alla regione siciliana, confrontandolo con quello delle altre regioni, probabilmente ecco, qualche discrepanza sarebbe saltata all'occhio. È ovvio che sarebbe stato forse troppo poco per poter dire già chiuso, però poteva essere il punto di partenza per un'inchiesta poi sul territorio. Esatto, no. Poi tu ti trovi una discrepanza e poi alla fine alzi il telefono e chiedi: scusate, ma com'è Esatto. questa cosa? Com'è questa cosa? Torna, non torna? Poi, voglio dire, io, poi quando studiavo scienze politiche mi piaceva tantissimo interpolare i dati con le splines e fare smoothing con questo tipo di tecniche. E secondo me, andando, cioè, senza fare niente di particolarmente complicato, però insomma, voglio dire, una volta che tu riesci a capire come funziona una serie temporale, bene o male riesci a prevedere come va, come non va, perlomeno se cresce se sale, o se decresce. Cioè, per cui mi chiedo se non ci fosse un modo per mettere in evidenza che qualcosa non andava laggiù. E secondo me questo sarà un tema molto interessante, perché secondo me
nei prossimi mesi, nei prossimi anni verranno fuori retrospettivamente degli errori che sono stati commessi in fase di raccolta dati, di diffusione, anche perché probabilmente sono io che sono mal informato, però neanche nel giro per l'Europa, devo dire, non ho visto delle grandi documentazioni per quanto riguardi la raccolta dei dati sul Covid, non viene pubblicata la metodologia dei dati. E quindi ci ritroviamo a magari ci ritroviamo a dare lo stesso nome a cose diverse anche tra province o tra regioni. Qui torniamo al tema dei dati aperti, della disponibilità di dati prodotti dalla pubblica amministrazione e messi appunto poi a disposizione dei cittadini o quantomeno degli osservatori terzi. È un problema che abbiamo accennato la volta scorsa, ma su cui dobbiamo tornare perché... No, ma io lo accenno ancora una volta perché io comincio a vivere questa cosa come un grande problema perché anche a livello europeo, voglio dire, ora guardiamo anche alle dashboard che sono state fatte, ne ho fatta, collaborato anche a quella del Corriere della Sera, per cui sono anch'io nel pool degli accusati in questo senso. Però andiamo a vedere le grandi dashboard tipo quella della John Hopkins o quella di Our World in Data, eccetera, eccetera. Queste robe qui mettono insieme dei dati che vengono da fonti disomogenee, che vengono da stati che hanno differenti capacità, alcuni degli stati da cui raccolgono dati non hanno un ufficio di statistica centrale. Parliamo di queste cose. Com'è possibile che abbiamo dei dati affidabili e che sappiamo come stia procedendo l'epidemia a livello globale? Abbiamo dei proxy che tutto sommato ci danno un'idea di come vada, però non è che abbiamo dei dati puntuali e assolutamente certi su quello che ci stanno dicendo su come il Covid stia andando. E la stessa cosa non può accadere sui vaccini, perché lì parliamo di una somministrazione, quindi lì è abbastanza chiaro la metodologia, come funziona e come i dati vengono collegati e distribuiti. Voglio dire, un vaccino o lo hai inoculato o non lo hai inoculato. Però anche su quello si possono fare delle analisi ex post interessanti, no? Appunto sulla efficienza o non efficienza, ad esempio, no? Della campagna vaccinale territorio per territorio o paese per paese. Esatto. Una delle cose che dovremmo capire noi, che dovremmo capire nel futuro, è quella di capire cosa hanno in comune i paesi dove la vaccinazione è andata molto bene. Capire cosa abbiano in comune, fare un'analisi comparata per capire perché l'Unione Europea è così lenta e perché il Regno Unito e Israele non lo sono. E andare a vedere quali sono le caratteristiche istituzionali, sociali, di pianificazione, di funzionamento del sistema sanitario, e andare a vedere lì. E io leggevo che il Regno Unito in realtà non ha vaccinato tantissime persone più di noi, ma ha vaccinato in modo diverso, quindi concentrando principalmente le dosi sulle dosi disponibili sulle fasce di popolazione a rischio. Questa quantomeno è stata una interpretazione di cui leggevo e avevo letto un pezzo di Stefano Feltri sul giornale qualche giorno fa in cui lui invece accusava l'Italia di aver dato la precedenza a delle classi di soggetti, non delle coorti per età, ma delle classi basate sulla professione, che non necessariamente poi avrebbero dovuto godere, diciamo, di questa sorta, ecco, di priorità, anche perché non c'è letteratura scientifica sul fatto che devo vaccinare prima gli insegnanti o prima i militari o prima, non so, i giornalisti, come chiedeva la tua collega, no? La Selvaggia, appunto, sì. Qualche giorno fa, in generale, ma non è io farei forse anche un passo in più e proverei a agganciare alle decisioni prese da chi, insomma, no, è deputato a prenderle, la ricerca scientifica a supporto, ammesso che chiaramente ci sia. Sì, certo, sarebbe interessante fare questo passaggio. Diciamo che poi alla fine, Regno Unito è anche vero che ha spinto molto sulle prime dosi e poi alla fine devono fare ancora molte seconde dosi, quindi alla fine non sappiamo ancora come è andata la campagna vaccinale. Sappiamo che hanno messo una pezza all'epidemia molto molto consistente, però non sappiamo quanto durerà questa cosa, se durerà e se reggerà le varianti, perché alla fine è un po' presto anche per andare a vedere
se una campagna vaccinale abbia avuto successo o no, secondo me. Sì, però c'è un altro, non so, forse c'è anche un altro tipo di attività che uno potrebbe fare, quindi un'attività di tipo ex ante, a priori, vedere questa, la questione dei vaccini come un problema di ottimizzazione, no? Per minimizzare non so, il numero di vittime da qui alla fine dell'epidemia, su quali fasce d'età, ad esempio, o fasce di popolazione di qualsiasi tipo, io devo concentrare le dosi, in che modo, con quale cadenza e così via. Sì, certo, ma cioè, qui e l'aspetto interessante di questo Covid è che ci sta dando un sacco di dati su cui sviluppare scenari per i prossimi 30 anni sulla prossima pandemia. Cioè, ora possiamo davvero capire quante l'impatto di vaccinare delle fasce d'età sul contagio complessivo, e quindi alla fine penso che, cioè, facendo le dovute differenze, le dovute interpolazioni e tutto il resto, penso che anche per quanto riguarda la banale influenza, il Covid e la vaccinazione ci stanno delle informazioni molto molto interessanti su come impostare le prossime epidemie virali che arriveranno, perché arriveranno nei prossimi 20-30 anni. E anche lì probabilmente noi data journalist avremo, se lavoriamo insieme alla vasta comunità di data scientist, forse potremmo anche fornire dare il nostro contributo a divulgare questi modelli e a spiegarli al pubblico. Secondo me va fatto. Una cosa che forse in Italia manca è appunto trovare un terreno comune, anzi riconoscere che esiste un terreno comune tra data journalist e esperto di dati, data scientist, esperto di ontologia, esperto di appunto architettura dell'informazione, esperto di dati aperti e così via, perché ad oggi sono due comunità che non si parlano tantissimo tra loro. E penso si guardino anche un po' con sospetto. Sì. Tra l'altro anche giustamente, perché noi giornalisti non è che siamo mediamente molto bravi con i dati e con tutto quello che lo riguarda. Sì, però dall'altro verso l'esperto, ad esempio, no, di public open data, quindi i dati aperti alla pubblica amministrazione, che però non sa come comunicare l'esigenza che questi dati vengano resi disponibili, non sa cosa farsene, e che è più interessato all'aspetto formale di costruzione di un'architettura pulita dei dati che non alla estrazione di conoscenza, di insight, di notizie, perdone, forse è una dimensione che andrebbe accantonata, o forse no, perché dopo tutto c'è anche un tema di notiziabilità, no, del data journalist. Io penso che gli esperti di open data e di tutto il resto facciano anche tutto sommato bene ad occuparsi di aspetti formali, perché poi alla fine a noi ci tornano molto comodo, perché avere degli aspetti formali definiti significa avere una metodologia definita e trasparente, e quindi alla fine noi possiamo andare dal lettore e dirgli: guardate, questi dati sono stati raccolti così. E questo è una garanzia nei confronti di tutti. Quello che secondo me manca, manca una cosa che è un po' più sottile rispetto al rapporto data science esperti di dati, esperti della filiera del dato e giornalismo in generale. Quello che manca è che se noi ragioniamo, come abbiamo detto stasera, se noi immaginiamo questa figura del data journalist come uno sviluppatore di software, diciamo così, o come uno che scrive software, l'aspetto che deve emergere è anche l'aspetto sperimentale di questo lavoro. Cioè l'aspetto del fatto che quando magari una redazione commissiona un pezzo, non ha magari idea di dove va a finire, perché magari in qualche occasione questo articolo magari non porta la notizia, però è il test di una tecnica statistica o di una tecnica informatica, diciamo. Andiamo nel concreto. Io una volta ho proposto ad una testata scientifica un'analisi fatta su
delle novelle dell'Asca. Il Lasca è un novelliere fiorentino del XVI secolo, accademico della Crusca, che ad un certo punto della sua carriera ha scritto un novellario, una raccolta di novelle simili a quelle del Boccaccio. La cosa che veniva fuori da questa analisi, che prima o poi pubblicherò ad un certo punto, è che gli algoritmi che utilizziamo per la corpus analysis, quelli che sono più disponibili, cioè quelli che si trovano in open source e senza grandi personalizzazioni, non sono molto in grado di fare una topic analysis non supervisionata, perché non riescono ad isolare che ne so, le forme verbali per come erano nel XVI secolo e giù di lì. E questa cosa qua è, per me, che sono un nerdone appassionato di questi temi, è importante, perché ti dà informazioni su come dovrà funzionare la retrocompatibilità di tutti questi algoritmi mano a mano che la lingua evolve. E quindi, alla fine, se adesso abbiamo dei problemi ad analizzare dei testi che sono sì lontani da noi, ma non così lontani, perché parliamo comunque sia di testi scritti in italiano, comunque sia della versione antica dell'italiano, ma sempre italiano è. Quindi alla fine ci troviamo un problema molto grosso quando andiamo a fare la digitalizzazione degli archivi, per esempio, no? Quindi alla fine magari ci ritroveremo, c'è il rischio che se non conserviamo delle copie di backup, delle cose, dei dizionari che stiamo sviluppando per fare i nostri progetti di linguistica computazionale nel corso dei secoli, ci ritroveremo ad avere una massa di dati che non sarà possibile leggere nel prossimo futuro. Ed è un tema perché, specialmente in Italia, con la storia culturale che abbiamo, ci dobbiamo ragionare su quello che noi lasceremo e tramanderemo. Sì, sì, ma io ci vedo anche un'analogia con quello che dicevamo la volta scorsa, appunto la coda lunga, no? Quindi conservare tutto quello che è stato parte della ricerca. Quindi io scrivo un software per l'analisi, appunto, di un testo, ma ho bisogno di conservare accanto all'output di quella attività anche il corpus che ho usato, le liste di stop word e così via, e gli algoritmi, la parametrizzazione, è inevitabile creare. Tutte queste cose che sono tecniche e che hanno a che fare con quello che lasceremo in eredità ai nostri pronipoti, secondo me sono una miniera inesoribile anche di storie, perché invece di raccontarti, che invece di dirti, ah guarda, ho scoperto questa cosa su questi testi, ti dico, oh guarda, questi testi non sono analizzabili perché c'è questo problema, e questo è rilevante perché significa che noi non riusciamo a fare analisi su un periodo della nostra storia, o comunque sì, avremo dei problemi in futuro quando lo vorremo fare sui testi di oggi. Quindi il fatto che non si capisca, che non si percepisca questa complessità, e che non si e che non la si veda come qualcosa di interessante, o comunque sia che può attirare l'attenzione di un lettore magari anche distratto e che compra il giornale per farsi il sudoku, beh, secondo me è un po' un limite anche. Non soltanto è un limite perché limita le mie fonti di ricavi, ma è anche soprattutto un limite perché, cioè, ha una visione secondo me un po' troppo ristretta di quella che è la professione, che invece dovrebbe essere un po', cioè, tutto quello che è interessante, dovrebbe avere a che fare con tutto quello che è interessante. Quindi alla fine uno che non riesce a fare una cosa è se stessa una notizia, perché tu ti aspetti questi computer che siano potentissimi, in grado di risolvere i problemi dell'umanità, e poi alla fine si incartano perché non riescono a capire di cosa parla una novella del XVI secolo. Quindi, se vogliamo, il data journalist come critico dell'età digitale, che no? Come ermeneuta dell'età digitale. Come beta tester degli strumenti dell'età digitale. Sì, perché no? Parliamo di dati, parliamo di elaborazione, parliamo di visualizzazione, c'è tutto. Anche perché poi, torna ad insistere, gli open data ad un certo punto finiscono. Ma infatti era anche quella un po' la mia provocazione, no? Quando suggerivo di far incontrare un po' le due comunità, è perché chi invece è troppo dall'altra parte della barricata, chi
è troppo dedicato, no? All'apertura degli open data, poi secondo me si perde tutta quella capacità generativa di storie, no? Che poi i dati hanno. Esatto. Infatti, ma cioè, voglio dire, diciamo che uno dei nostri, diciamo che noi data journalist credo che dovremmo essere assunti più spesso dalla pubblica amministrazione, perché con tutti i dati che ha la pubblica amministrazione, chi meglio di noi può, e magari eviteremmo anche figuracce come la prima dashboard sui vaccini, che era qualcosa di assolutamente infruibile. Quella con Power BI, no? Sì, esatto, fra altre cose, Power BI, ora non me ne vogliono gli user, è probabilmente il peggior strumento per fare quel tipo di cose lì, cioè andrebbe vietato l'utilizzo di Power BI, lo utilizzi perché è Microsoft, no? Dai, Tableau è meglio, dai. Bene. Con questo rant contro Power BI. Esatto, questa volta chiuderei per non spaventare i nostri ascoltatori, però Però no, stasera Luisa. non abbiamo brindato non so, al data journalism come la volta scorsa, insomma, ci è mancato l'aspetto conviviale. Secondo me, dobbiamo invece renderlo un po' una costante di questi incontri. Assolutamente, guarda, io mangio una Tic Tac, visto che non ho il... Ok. Mangio una Tic Tac per il data journalist, la rubo alla sorella della mia fidanzata, spero non ne abbia male. Bene, io confermerei per martedì prossimo, Oh yes. se appunto i nostri ascoltatori non si spaventano. No, martedì prossimo, martedì 13, noi ci siamo alle 21 sui canali social di Utopian, sui miei personali. Non so, Francesco, se anche Io tu condivido sulla mia hai a pagina Facebook, disposizione. poi condivido nei giorni successivi, anche perché parlando qui è difficile che non riesco a tenere traccia di tutto, però comunque condividiamo, condividiamo. Bene, Francesco, grazie ancora. Buona serata, buona continuazione in Grazie a te Polonia. per l'ospitalità e a presto, al prossimo martedì. A presto, ciao.